Ciao, io sono Anna Venere e oggi parliamo di come abbinare la gonna lunga di jeans. Sono una consulente d'immagine un po' particolare, insegno le donne a vestirsi in base alla loro forma del corpo e le aiuto comunque a sentirsi meglio nei vestiti, ma le metto anche in guardia quando ci sono dei capi che sembrano fantastici, facilissimi, che bello che va di moda sta roba che mi servirà un sacco, e invece sono un sacco difficili da abbinare. E la gonna lunga in jeans è uno di questi. Avete potuto pensare, wow che bello, va di moda la gonna lunga in jeans, i jeans sono tanto facili da abbinare, li metto da sempre con tutto e sarà ancora meglio con la gonna lunga, cioè è una gonna, quindi è carina, ma è lunga, così riesco a coprirmi un po' le gambe e tenermi caldo e in inverno, e quindi magari ci avete pure provato d'estate. E sì, con una ciabattina e una maglietta bianca vi è anche piaciuto, ma adesso è inverno e in realtà la gonna lunga è difficile da abbinare, soprattutto in jeans, soprattutto in inverno, molto di più di quella corta, molto di più un paio di jeans, e ora vi spiego perché. Intanto è super difficile trovarne una che vi doni, ok? Che vi stia, a meno che voi non siate una rettangola asciutta con i fianchi dritti della stessa larghezza del punto vita, e quindi mettiate una di quelle gonne che si trovano in giro che sì, magari con la gamba incrociata fanno un po' di movimento, se no vanno giù a tubo, ma voi siete minuta, non vi dispiace essere un tubo, va bene così, ok? Ma se voi avete la forma pera o la forma del clessidra, quindi il punto vita stretta e i fianchi più larghi, ecco che già potrebbe essere un capo che vi sta largo in vita e vi fascia un po' sul fianco e poi cade giù tipo sirena, e no. Mettiamo che ne troviate una svasata, veramente ben svasata. Se la trovate ditemelo, perché la sto cercando anch'io, semplicemente per provarla e vedere l'effetto. Magari me la compro in estate, ma adesso no. E quindi già questo c'è il problema. Ma se siete delle triangolo invertito, di nuovo, meglio svasata. Se siete delle mele, perché non la prendete corta? Un vestitino? No, perché in realtà, essendo delle mele, quindi col torace ampio che abbiate più o meno seno, e i fianchi della stessa larghezza del torace, con la gonna lunga facciamo proprio un tubo, prendiamo la larghezza del torace e la riportiamo fino giù. Se vi piace, nessun problema, se non vi piace, sapete perché. Non è colpa vostra, è colpa della gonna, ok? Sempre così, mi raccomando. Ma soprattutto il modello che va di moda adesso è lungo, a tubo, color jeans non troppo scuro, a volte anche nero, nero grigio, e con uno spacco centrale, quindi diciamo la gonna longhetto al ginocchio a matita che andava di moda di jeans con lo spacco centrale, però portata fino in basso. È un modello che già di per sé presenta due problemi. Il primo è che ha una connotazione un po' country, cioè ce l'ha, cioè è il modello in sé che ce l'ha. Okay. Come il pantalone a palazzo di taglio sartoriale ha una connotazione molto classica e elegante, questa ha una connotazione molto country, quindi se proprio non vi piace il country, sappiate che sarà difficile non abbinarla, che ve lo fa risuonare un po'. La seconda è che è inverno, fa freddo, ci metteremo i collant? Cioè, meno che non abitiate, non lo so, a Miami di solito ci mettiamo i collant sotto una gonna, specie se ha lo spacco. Ce li mettiamo, fa freddo, ok? Non è in lana, ma anche fosse in lana, cioè nel senso, ci mettiamo i collant. E avendo lo spacco, fa la differenza quello che mettiamo, perché tendenzialmente metteremo un collant scuro, nero, marrone, tornato marrone, e basta, grigio. Non è che sono tornati tanto i collant colorati, non è che vi dico di non mettere il collant fucsia con la felpa fucsia e le sneakers bianche e la gonna in jeans lunga. Va benissimo, va benissimo. Vi piace? Fatelo. Io non vi dirò mai cosa non fare se vi piace, ma se cercate un look molto tranquillo e quotidiano per metterla, ok, collant. Collant che deve essere dello stesso colore della scarpa. Scarpa che deve essere uno stivale alto, al ginocchio o sopra il ginocchio. Perché qualunque altra scarpa stacca un po' due volte dalla caviglia. Ora, vedrete la gonna senza calze, con magari il calzettone grigio in lana e il mocassino. Cioè, chi lo fa? Va benissimo. Io ho fondato moda per principianti, non fashion per super guru che vanno fuori dalle sfilate a vestirsi in modo stravagante.
perché mi piace insegnare alle persone che non hanno voglia di fare cose stravaganti e vogliono solo dire guarda una gonna lunga in jeans, me la voglio mettere, con cosa la metto? Col collare nero e lo stivale nero, ok, punto fine. Gli stivali che funzionano con questa gonna, quindi sono alti, e io li vedrei o direttamente verso il country, quindi che sia punta rotonda o punta comunque abbastanza scamosciato, o modello tipo texano eccetera, posto che il texano con lo stile col collant non è che sta benissimo se è molto texano, oppure neri abbastanza lisci, anche questi un pochino a punta. Quindi ci ritroviamo già in due direzioni, vado verso lo stile abbastanza texano. In quel caso cosa faccio? Metto una cintura, tengo la gonna sempre a vita alta, metto una cintura color cuoio, un maglioncino infilato dentro, un maglione collo alto e sopra un cappotto o un giacchino corto, e tendenzialmente vado in questa direzione, la metto col beige, col cuoio e vado così. La seconda alternativa è in realtà metterla con una connotazione abbastanza rock, cioè tengo questo stivale nero, magari lo metto un po', magari addirittura con i lacci eccetera, e sopra o metto un maglioncino nero e magari una cintura con una fibbia un po' raccheggianteggiante, addirittura il giubbotto di pelle, oppure una borsa tracolla con qualcosa, vado in una connotazione abbastanza rock, infine un grunge ma abbastanza rock. Un'altra opzione, sempre con lo stivale nero, è avere qualcosa di molto più classico. L'ho vista abbinata a maglietta o camicia e blazer. Ora, blazer lungo è avvitato, non è una roba semplicissima, ok, perché di solito noi mettiamo il blazer con qualcosa di aderente sulle gambe se è lungo, quindi il blazer lungo sta con la gonna matita, sta con il jeans o il pantalone aderente. Blazer lungo con qualcosa di largo, di solito quando ho qualcosa di largo metto qualcosa di corto. Quindi infatti anche negli anni 50 il tailleur gonna ruota e giacchino corto aderente. Quindi qui lungo con largo eccetera andiamo a infagottare tanto la figura. Quindi vi deve piacere, anche se ci mettete la cintura sopra il blazer vi deve piacere. L'ho vista abbastanza abbinata in questo modo, cioè con la camicia e col blazer. Anche in vari altri modi, con la camicia fuori e il mannoncino e il blazer. È un altro filone, è il filone un pochino più classico. Sicuramente se seguite il filone un pochino più classico, nulla vi vieta di prendere quei blazer un po' corti che vanno di moda adesso e fare qualcosa di quel genere. Ma ricordate che questa gonna ha una connotazione un po' country, un po' rock. Quindi sneakers bianche e maglietta bianca, qualcosa di basico va benissimo, magari avete freddo alle gambe e alla maglia eccetera, c'è chi la mette con gli stivali bianchi e il maglione bianco, il cappottone bianco, ok, ma la connotazione è questa. Il country è uno stile, di cui se volete poi parliamo, che si mischia poco con altri stili, si mischia col beau, ma non si mischia col bon ton, non si mischia con lo stile francese, le cose un po' più pacate e rilassate, tipo il casual chic, l'old money style, eccetera. Quindi ha una connotazione molto precisa. Se tutto ciò vi piace, fatelo, ma non pensate di andare a comprarvi il capo versatile che metterete con qualunque cosa. Perché la gonna lunga di jeans non è il capo versatile con cui mettete con qualunque cosa. La gonna nera sotto il ginocchio svasata è il capo versatile con cui mettete con qualunque cosa. Ma il pantalone a palazzo, il jeans aderente, il jeans dritto, sì, ok. Questa ha una connotazione precisa e anche delle difficoltà abbastanza pratiche, quindi io vi ho avvisato, mi raccomando vi ho avvisato. Se volete sapere quali sono i capi che possono risolvere i problemi del vostro armadio, quindi quali sono i 10 must have del vostro armadio che io ho creato apposta per voi, che sono praticamente personalizzati, vi consiglio di scaricare qui o qua sotto nelle informazioni la guida gratuita che vi permette di risolvere un sacco di problemi nel vostro armadio da subito. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato un po' di idee e noi ci vediamo venerdì con un altro video. Ciao!